Non una passerella come tutte le altre, quella dello stilista Michele Miglionico ad Altamoda Roma, e nemmeno una sfilata tradizionale. Una piccola rappresentazione teatrale, due passi dai fori imperiali nella chiesa di Santa Maria di Loreto, niente affatto sconsacrata. Odore forte di incenso, organo in sottofondo e manichini messi in fila nella navata centrale, una collezione dedicata alla sacralità della terra di origine dello stilista, la Basilicata. È una collezione dedicata alle Madonne Lucane, le Madonne che vengono venerate nella terra di origine dei miei genitori, la Basilicata. E quindi ci sono dei riferimenti alla Madonna della Bruna di Matera, alla Madonna di Vigiano, alla Madonna del Carmine di Avigliano, alla Madonna Nera. Ecco, ho voluto raccontare. Una location importante anche per raccontare uno scorcio di vita quotidiano della Lucania. Ci sono donne del popolo che pregano in chiesa e che sono vestite di nero perché è il colore simbolo della nostra terra. Dopodiché c'è l'interpretazione della Madonna del Carmine, che è il primo pezzo che io ho costruito di questa collezione, che presentai a Matera durante una manifestazione di moda al premio moda Città dei Sassi. È esposto nella sagrestia di Vita Suggestivo backstage, al luogo in cui degustare i prodotti della tradizione, l'abito che ha vinto il premio Moda Matera 2019 di un giovane stilista venezuelano, Joan Jajon, a cui Miglionico ha voluto fare da padrino a Roma.